Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 12 agosto 2013. Vedete che simpatico il titolo di questo video, cari amici. E Silvio Berlusconi and Antonio Esposito. Chi è Silvio Berlusconi lo sapete tutti. Forse non sapete tutti chi è Antonio Esposito. Antonio Esposito è un alto magistrato. È un magistrato della Suprema Corte di Cassazione. Io gli avevo già dedicato un video ad Antonio Esposito e poi ve lo metterò come link nel riassunto di questo video. Il fatto è che Antonio Esposito è uno di quei giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno appena condannato il Cavaliere, no? Il Cavaliere. E poi è saltato fuori che Antonio Esposito ha fatto delle cose che non doveva fare. Devo ricordare che questo video mi è sollecitato dall'amico Lui Mai e anche dall'amico Lui Mai. Io vi metterò il link della lettera nel riassunto, mi raccomando, andate a leggere quello che scrive l'amico Lui Mai. E ha fatto, allora questo magistrato ha fatto delle cose poco verine. Allora, se io vi riporto i giudizi dei giornalacci di destra, voi non ci credete, ma se io vi riporto il giudizio di Pisapia, di Giuliano Pisapia, che è sindaco di Milano e fa parte del SEL, Sinistra Ecologia Libertà, e voi ci credete a Giuliano Pisapia? Io non vi riporto gli articolacci dei giornalacci di destra, che sono amici di Silvio Berlusconi, io vi riporto il giudizio di Giuliano Pisapia, sindaco di Milano e membro partecipe di SEL di Nichi Vendola, Sinistra Ecologia Libertà. Eccolo qua, cari amici miei. Dunque, ripeto, questo è il quotidiano Corriere della Stampa di lunedì 12 agosto 2013. Eccolo qua, amici miei, leggete con i vostri stessi occhi. Giuliano Pisapia: se io fossi in Antonio Esposito mi dimetterei, ma la sentenza resta. Sì, però sì, secondo Giuliano Pisapia, che non fa parte della destra, ma fa parte dell'estrema sinistra, ed è una persona competente, gli dice che se lui fosse in Antonio Esposito, uno di quei magistrati che hanno condannato il Cavaliere, si dimetterebbe dalla magistratura per quello che ha fatto. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto. E il giudice Antonio Pisapia, in una intervista con il quotidiano napoletano Il Mattino, ha detto delle cose che non doveva dire, e adesso sta succedendo il putiferio. Poi i giornalacci di destra stanno indagando su tutti i trascorsi professionali del giudice Antonio Pisapia, e sta saltando fuori di quelle cose. Stanno saltando fuori di quelle cose, cari amici miei. Vi lascio pure un articolo che è apparso sul Fatto Quotidiano. Non è un giornalaccio di destra, il Fatto Quotidiano. Non mi potete dire niente a me, vedete? Io vi porto Giuliano Pisapia, vi porto il Fatto Quotidiano. Non mi potete dire niente a me, capito? Io non vi recito mai giornalacci della destra o dell'estrema destra, capito, cari amici? Che brutte cose che sono uscite. Ma per coronamento di questo video, e per la verità, io vi devo dire che quando il cavaliere chiede, sono vent'anni che lo chiede, amici mia, sono vent'anni, chiede la riforma della giustizia, la riforma della magistratura, voi vi dovete ricordare, perché ve lo dice Serafino Massoni, che prima che il cavaliere scendesse sul campo di battaglia nel 1994, prima del 1994, la riforma della giustizia e della magistratura la richiedeva pure Marco Pannella. Che ci avete qualcosa voi contro Marco Pannella? Che pure Marco Pannella c'ha il conflitto di interessi? Cari amici miei, altre cose non dico, perché altre cose salteranno fuori, cari amici. Va bene, io non vi cito i giornalacci di destra, vi cito Giuliano Pisapia che è del SEL, Sinistra Ecologia Libertà, che lui dice che si dovrebbe dimettere questo giudice che ha condannato il Cavaliere. Lo dice Giuliano Pisapia. Poi leggetevi pure l'articolo
a parte sul Fatto Quotidiano, non è mica un giornalaggio di destra il Fatto Quotidiano. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni, ricordatevi di Marco Pannella.